a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima incredibile serie su Layers of Fear. Intanto ci tengo a ringraziare chiunque in un modo o nell'altro abbia partecipato al piccolo donation goal che avevo aperto per l'acquisto appunto di questo gioco, quindi grazie veramente di cuore a tutti. E come sempre ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio per questa prima puntata vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi signore e signori eccoci qua con questo nuovo Layers of Fear, perché non si tratta del vecchio Layers of Fear che tra l'altro ho portato qui sul canale e con non poco entusiasmo e scagazzo signore e signori direi, perché è stata veramente una bella serie. Ricordo che questo gioco mi aveva fatto veramente un'ottima impressione, l'avevo definito forse uno dei migliori horror che avessi mai giocato ragazzi, quindi già questo fa ben sperare, anche perché tra l'altro Layers of Fear 2 io l'avevo cominciato ma poi non l'ho mai finito ragazzi, perché non mi aveva entusiasmato appunto come aveva fatto invece il primo capitolo. Quindi questo io non ho ben capito in che modo sia appunto collegato agli altri Layers of Fear. Fatto sta che dai pochi pareri che ho sentito in giro questo gioco sembrerebbe veramente valerne la pena ragazzi. Non vi sto a ripetere per quale motivo non ho continuato Amnesia The Bunker. Potete andare ragazzi a scorrere un pochettino la sezione community, ho dato una botta impressionante alla scrivania, la sezione community ragazzi, perché diversi giorni fa appunto avevo scritto un post tipo tanto lungo, cioè un papiro in effetti, veramente un papiro, sul perché non ho continuato Amnesia The Bunker. A inizio gioco è stato consigliato fortemente l'utilizzo delle cuffie perché questo gioco appunto sembrerebbe utilizzare audio bineurale o binaurale, adesso non mi ricordo di preciso quale sia il termine. Ciò significa che per un'esperienza veramente immersiva è bene appunto utilizzare queste. E noi non vediamo l'ora, no? Veramente, di immergerci così tanto in un nuovo gioco horror, se non vedevo l'ora. Quindi non perdiamo più tempo ragazzi, andiamo a iniziare una nuova storia. Sono veramente curiosa di vedere di cosa tratterà. Quindi regola la luminosità, il simbolo più scuro risulti appena visibile. Io direi che così va più che bene. E quindi ci piazzano direttamente, boom! I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. Then one day, you took everything away but shame and pain. Dio, in che senso? I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Perché le case abbandonate ci piacciono, ragazzi? Questo è un faro, almeno così sembrerebbe. I'm taking what's mine. Ma oddio, cioè in che senso, no veramente? Ah, 10 anni prima. Storia della scrittrice, capitolo 1. Quindi abbiamo a che fare con una scrittrice in questo caso, non una pittrice. 10 anni prima, Erosazio, mi veneravano, c'avevo tutto, sto monno e quell'altro, poi sei arrivata te che mi hai portato via tutto. Ma che cazzo è successo ragazzi? Cioè di che cazzo si sta a parlare?
Vabbè, fatto sta che eccoci qua, direttamente in game, ragazzi. Prima di andare alla porta direi che è il caso. Oddio, anche se questo effetto un po' così non è che mi faccia impazzire. Provo ad annullare la sfocatura di movimento, magari mi dà un po' meno fastidio. Vabbè, non lo so, perché lo vedo un pochettino boh così, però. Vabbè, sti cazzi. Allora, per interagire quindi... It made me think of your poem. Congratulations. Mi ha fatto pensare alla tua poesia. Ok, ci sono degli uccelli sopra questo accendino, davvero molto molto carino. Quindi per interagire mi sembra aver capito tasto R2, signore e signori. Questo gentleman chi è? Nostro marito, nostro fratello, un amico, padre, qualsiasi cosa, non lo so, vabbè. Fatto sta che devo velocizzare un pochettino, ragazzi, il movimento della visuale, perché mi sembra veramente troppo lento. Ok, forse è così anche un po' troppo. Un po' meno. Ok, dai, diciamo che così può andare bene. Dai, perché raga, ormai un po' abituata, no, ai giochi per PC, il mouse ovviamente è un pochettino più veloce. È chiusa? Ah, ok. Posso, quindi devo tenere premuto e poi spostare la levetta per aprire la porta. Va bene, ma di preciso, no? 10 anni prima, cioè nel senso, noi siamo in questa casa abbandonata comunque 10 anni prima, ma nella stessa Dear, casa abbandonata. Congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Ah, che gentili. Ok, finisce qua, il resto non lo legge. Quindi a casa sua, ragazzi. E quindi la ospitiamo presso il nostro eremo. Cioè un posto dimenticato da Dio. In pratica l'intero faro a sua disposizione. Le provviste verranno fornite una volta a settimana via nave. Se dovesse occorrere qualcosa, presente un telefono. Le auguriamo un soggiorno proficuo e stimolante. La direzione. Per quale cacchio di motivo dovrei trovare un soggiorno qui proficuo e stimolante? Non capisco, ma vabbè. Questo è il telefono di cui mi parlava. Questa è chiusa. Davvero tutto molto interessante, come al solito. Ah, questa è aperta. È la cucina? È permesso? Ci si può fare un panino o qualcosa? Non vedo un cazzo, ragazzi. Cioè, ah, madonna santa, perché le porte si chiudono con così tanta violenza? The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Ah, quindi l'agenzia non si capisce che invita tutti gli scrittori interessati a inviare i loro componimenti sulla vita e le opere di una delle figure più misteriose e tragiche della storia dell'arte moderna. La finestra temporale per l'invio del materiale sarà aperta fino alla data L'autore del componimento vincente riceverà l'opportunità di scrivere un libro su uno dei soggetti del nostro faro, presso il quale potrà alloggiare appositamente per questo scopo. Quindi ho capito bene, lei ha vinto praticamente questa competizione di scrittura. Mi sembra di sì, se no per quale motivo sarebbe qui? Non avrebbe poi tanto senso. Comunque, cioè, sto posto lo potevano mettere un pochettino più a posto, no? Cioè, vedendo che dovevo arrivare, io direi di chiamare qualcuno. Non lo so, mi zio, mi zia, questa è chiusa. Qualcuno. Whole lighthouse is at your disposal. Brava, ben detto. Tutte le porte sono chiuse, cioè tutta a disposizione fino a un certo punto. Il cesso almeno è accessibile. Ammazza che porcheria. Oh. Non penserete che io mi faccia il bagno e caghi qui. Cioè, starete sbagliando proprio. I'm an adult, mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Il nome è ovviamente illeggibile. Quindi quel ragazzo della foto forse era il figlio. Era l'unica opzione che non avevo detto, in effetti. Però qua parla di Storpio. Cioè, penso che sia suo figlio, perché guarda, non vedo l'ora di leggere quel libro. Quindi è lei evidentemente la scrittrice. Quindi a quanto pare ha un figlio comunque adulto ormai, che però probabilmente ha qualche problemino. Ma perché la nota dovrebbe essere qui? Scusate, pensavo di essere sola. Qua piove pure in basso, cioè le tubature perdono. È un disastro sto posto. Non so se vi rendete conto oppure no. Cioè proprio greve, raga. Oh.
Brondo? Chi è? Chi parla? Hello? I received the word that you came to the lighthouse. Ah, guarda. Find everything to your liking. Ah, fantastico. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. È così che si tratta una signora. Now that was a conversation I was too sober for. Ma, cioè, voi mi fate arrivare in sto posto de merda e c'ho pure un tempo limite per scrivere questo maledetto libro? Ma di che cacchio stiamo parlando? What the fuck? Siamo pazzi? Questo posto è uno schifo! Come potrei avere la vena artistica qua dentro? Cioè, non ci riuscirebbe nessun essere out of order, ma chissà mai perché. Eppure avevo proprio una gran voglia di salire lassù. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and... Vabbè, a volte legge solo la parte iniziale, a volte quella finale, non lo so. Molti americani di talento hanno partecipato alla competizione indetta dall'agenzia La prima edizione dell'evento prometteva un premio fantastico, la possibilità di soggiornare da soli nel loro faro per potersi concentrare sulla scrittura. Un sogno proprio, guarda, condiviso sì da tantissime persone. Tutti quanti non vedrebbero l'ora di venire qua, no? Le nostre fonti indicano che all'agenzia sono pervenute ben 428 contributi e quello vincente è stato a dir poco sorprendente. Non si tratta di un accademico né di qualcuno con una formazione specializzata che avrebbe giovato della comprensione della vita di bensì si tratta di un sensazionalista scrittore di horror de tu madre. Quindi sarei io? Scrittore, scrittrice, quello che cacchio è, vabbè, comunque, a parte tutto, no? Ci conviene forse tornare alla macchina da scrivere, ragazzi, a questo punto. Direi di sì. Perché qua ci minacciano di morte se non ci mettiamo a scrivere, se non scriviamo la nostra opera entro un periodo di tempo. Quindi facciamo una cosa bellissima. Guarda, io mi chiudo qua dentro, ma tipo per il resto della mia vita, e non mi muovo mai più, oddio. Eh no, è pure esorci, no però, guarda, ci mancava tutto, pure esorci. Vabbè, mettiamo se a scrivere, va. Allora, Mi sembra di aver sentito uno strano rumore. Cosa diavolo sarà mai stato? Il cigolio delle porte. Immancabile. Ehi! Ma che cazzo è? Oh! Raga! Ma si può sapere che minchia è stata a combinare? Oddio. Poi, raga, ste case così corridoio. Una cosa veramente odiosa. Ah, e qua si va tipo... Che cos'è? Tipo... Lo scantinato? Anche no, grazie. È pure la luce che fa frichili. A me sta cosa già tanto non mi sta a piacere, se posso essere libera di dirlo. Penso di sì, penso di no. Regà? Va bene. Torno dentro, c'è un modo per correre con questa povera crista o... Che roba? Vabbè, io ho controllato, non dite che non ho controllato. Mannaggia santa, posso rimettere a scrivere? Fatemi scrivere, mannaggia, no, non posso, vabbè, devo andare in posti in cui non voglio andare. D'accordo, è chiarissimo. Ok, si è per caso magicamente aperta una di queste porte che erano chiuse? Per caso. Questa prima era chiusa, vero? Che cazzo è la dispensa? Ma che è sto casino?
Ma che cosa interessante! Ma perché mai dovrei andare a guardare sotto un telo sudicio e logoro che chissà da quanto tempo è lì? No, 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 io non mi permetterei mai di toccare cose antiche. Eppure gli sorci, se stanno a mangiare tutta la dispensa, io mi dovrei mangiare la porcheria che toccano i sorci. Già so che me ne pentirò. Questo probabilmente sarà l'inizio del delirio. Cosa sono questi passi? Ma perché lo devi fare? Che... Ok, allora, mi sembra, ragazzi, non vorrei dire, di aver visto, mentre il quadro cambiava, una delle figure raffigurate appunto nei quadri del primo Layers of Fear, perché quelle poi sono cose che ti rimangono impresse, no? Quindi, bellissimo, bellissimo quadro, eh? Io me ne vado, ragazzi, è stato un piacere. Might as well make some good use of the phone while I'm here. E certo, chiamiamo qualcuno, succedono cose strane. E qualcuno si è dimenticato di dirci qualcosa per caso riguardo questo posto magnifico? Compone numeri a caso. Hello? Non sapevo. Salve, salve, salve. Hi, Santa. Darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Mm-hmm. Inspiring? Mm-hmm. Spooky? Mm-hmm. Haunted? E già capito tutto. Già capito tutto. I was just looking around and it's certainly something. Ok, figlio. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, mama. Una mamma non smetterà mai di preoccuparsi. È il suo ruolo che glielo impone. Questo è poco ma sicuro. Allora, dico io, no? Se il quadro era coperto, ci sarà stato un motivo. Per quale cazzo di motivo abbiamo dovuto togliergli il telo? Però vabbè, dettagli. Allora, riusciamo a iniziare a scrivere qualcosa? Tipo, ciao, va tutto di merda, un posto da incubo. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ogni ritratto dipinto con passione è il ritratto dell'artista, non del modello. Dai, il ritratto di Dorian Gray, libro che non ho mai letto, ma che devo leggere assolutamente. E qui, ragazzi, ma sbaglio o questa è proprio la casa del pittore che c'era nel primo Layers of Fear? Sì. Cioè, erano... È la museruola e il cane, sì. Mi sta rivenendo alla mente. È proprio lei. Eppure qua gli sorci. Quelli non mancano mai da nessuna parte. Ma c'è un tempo di merda. Questo cos'è? Oh. Va bene. Cioè, quindi è allora è strettamente collegato al primo, ragazzi. E questa cosa mi fa ben sperare. Egregio signore. Pest control specialists. As well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Ok, non ci sono roditori, me ne sono passati due grossi così, un attimo va davanti, ma siete ciechi, poi il pazzo sono io. E ho disattivo, ragazzi, il doppiaggio delle note perché faccio molto prima a leggerle io, senza stare ad aspettare la vocina che le legga. Comunque top, ragazzi, cioè non mi aspettavo che ci fosse questo gran collegamento, eh. Un bel bourbon, ah, siamo familiari a questa roba.
Ma c'è un modo per andare più veloci o... Ok, sì, L3 mi sa che è un attimo de... Ah, la cucina. La cucina... Non mi ricorda belle cose, se la devo dire. Ho pensato che saresti stato sveglio tutta la notte, così ti ho fatto un regalino. Scommetto che persino Rembrandt ogni tanto smetteva di essere geniale per prendersi qualche pausa e russare come noi comuni mortali. Incredibile, eh? Insomma, riposati un po', scemotto che non sei altro. Ti amo! Che cipi, che regalino mi hai fatto? Le patate, non le manco sbucciate, mannaggia santa. Questo è il regalo che mi fai. Pittura, rosa dorato, terra d'ombra bruciata, terra di siena, 25 pennelli, deodorante per ambienti, 50 confezioni, ammazza quanto puzza sta casa, oh, 10 kg di mele. Che cazzo ci fate con tutte ste mele? E 30 ad alcolici. Direi una lista della spesa. Di tutto rispetto, un attimo fa non era così, no? Non credo proprio che un attimo fa fosse così. Non mi sembra che quel coltello fosse piantato là dentro. No. Paprika. La lanciamo negli occhi a... A qualcuno. Che dite? Ecco. La dispensa. Non mi dica che ci stanno i ratti pure qua dentro, per favore, eh. Che anche no, non ci piace. Va bene, cucina abbiamo finito, io esco, sì, magari apro la porta. E tempaccio fuori, che te devo dire. Potesse essere una calma serata d'inverno, no. Trionfo di un artista, l'apertura della galleria lascia a bocca aperta i critici. C'è chi lo definisce il nuovo Caravaggio, altri lo paragonano a Jan van Eyck, come cazzo se legge. È un critico particolarmente rapido che ha preferito rimanere anonimo, si è spinto fino ad invocare lo spirito del grande Leonardo, addirittura. Comunque la si voglia mettere, che roba, che roba. Tutto molto interessante, addirittura il gran Leonardo... La faccia tutta distrutta significherà qualcosa, immagino. Immagino proprio di sì. Poplel. Che cazzo non è Poplel per un cane? Mi dispiace per ieri, avevi ragione, ho esagerato. È solo che non lo faccio per me, lo faccio per lei. Tutto quello che faccio lo faccio pensando a lei. Ho sempre creduto che in questo mondo pieno di imperfezioni valga la pena battersi per ottenere la perfezione. La perfezione non esiste. Ecco, ora sembro mio padre. Comunque prometto che lavorerò sul mio carattere. A dopo. Ti amo. Qualcuno ha un caratteraccio? Me sa di sì, eh. Aprire altri cassetti. Interessante, mamma mia che casino che fa sta pioggia, regà. Ma è atroce. Oh! Chiudi il rubinetto. Oh, ciao bello. Ma ciao, ma te posso guardare in faccia? Ma ciao. Ma io ti consiglierei di chiudere il rubinetto, però vuoi una bolletta da capogiro che ti arrivi a casa? Va benissimo. Achilles Prosthetix, protesi transtibiale. Come diavolo hanno fatto a sbagliare la lunghezza? So dei coglioni, scusa. Avranno prese le misure. Cioè, per fare certe cose, le cose si devono fare bene. Ecco la protesi. Quindi qualcuno aveva bisogno di una protesi. Io adesso non ricordo, ragazzi, ovviamente benissimo la storia. Del primo tira sempre lo sciacquone, perché non è bello se rimane la merda in bella vista. Che poi il cesso sia sporco, un altro paio di maniche. Niente di interessante. Va bene, ok. Tutto ok, tutto ok, tutto perfetto, tutto fantastico, il biglietto. Signore, non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto, sebbene non riesca ad immaginare il disordine che ci sia dentro. Inoltre, se ci tiene così tanto a quella stanza, forse dovrebbe fare più attenzione a dove lascia le chiavi. Le ho rimesse nel suo ufficio, buona giornata. Perché sta casa fa rumori tipo... Infatti questa è chiusa. Tipo il Titanic. Cioè, manco fossimo su una nave che si sentono quei rumori terribili. Sapete, no? I rumori terribili che si sentono. Meno male che ci stavano sorci. Ci posso camminare sopra? Mi sa che conviene di no. Eccone un'altra. Mazza, oh, ne comprate di trappole per topi. Pure di veleno per topi. Detto niente. Little Vinny e soci, un problema di ratti? Chiamaci ora e non ci panz più. Veloci, efficienti e discreti. Sì, sì, sì. Guarda, utilissimo. Utilissimo il vostro aiuto. Ma avete minacciato di morte. Ah! Oh!
Eppure me lo devo aspettare, no? Infatti mi stavo chiedendo per quale strano motivo non scattassero, visto che ci ho camminato sopra. Ma va bene, mi sono partite un paio di dita dei piedi. Però, su dettagli, fa niente, va bene. E nonostante tutto mi sono spaventato uguale. Bellissimo, davvero bellissimo. Molto interessante, perché un orologio dovrebbe essere lì. Non lo so, ma tutti i dettagli, ragazzi. È bene continuare ad esplorare, soprattutto andare là sotto, eh? Ah, sì. Ah, visto che mi ha parlato d'ufficio, io direi che vado di sopra, va? Sono stufa di comunicare con te attraverso questi messaggi. Viviamo nella stessa casa, per amor del cielo. Vieni a parlare con me quando hai finito, prima di andare a letto. Cioè, ma cazzo, ma appunto, ma mo ci vuole. Vivete nella stessa casa, ma comunicate con i bigliettini. Scusate, ma che cazzo di coppia siete? Cioè, non ha senso tutto ciò. Per niente senso. Sta casa è pure fin troppo grande. Non mi piace. Non mi piace, va bene? Ma proprio per niente. Allora, questo biglietto cosa dice? Ah, è uno spartito. Va bene. Dio santissimo, dell'incoroneta! Mazza che cazzo le tuono! Oh, regà! Staudio Bicaz! C'è il suo perché. Ah, questo dovrebbe essere il mio ufficio. Quindi prima di andare nel mio ufficio direi di dare un'occhiata. Ho lavorato tutta la notte a non svegliarmi. Oh, ma avete rotto il cazzo? Ma c'è qualcosa che posso fare in sta cazzo di casa oppure no? Oh, ehi! Si divertono con questi rumorini. Cose che cadono, cose che si rompono, tuoni che ti fanno stracacare addosso. Tutti i dettagli, vero? Ok, il nuovo volto della musica. Una notte all'opera diventa una notte a ricordare. Forse non è ancora un nome suffragato, ma basta darle del tempo. La talentuosa polistrumentista ha regalato un'esibizione stupefacente ieri sera, conquistando persino il cuore degli scettici più incalliti. È stata semplicemente eccezionale. Erano anni che non assistevo a una passione, un'energia e una bravura simili, ha dichiarato il noto pianista Daniel Richter. E il suo elogio non è stato certo l'unico. Sembra che anche Anthony Giles, uno dei critici più tenaci di cosa questo rumore, abbia finalmente visto la luce. In passato Giles aveva rilasciato commenti denigratori sull'artista, affermando che non è altro che musica suonata con entusiasmo da un volto carino. Quando gli è stato chiesto se dopo l'esibizione la serata scorsa avesse cambiato idea, lo sguardo che il signor Giles ci ha rivolto trasmetteva eloquentemente una combinazione di imbarazzo e stupore. Quasi obbligato a rispondere esplicitamente, si è abbandonato ad un semplice sì. Abbiamo poi chiacchierato con la stella. Quindi la moglie era una polistrumentista addirittura. Mica robetta da niente, ragazzi. Grazie. Ok, queste sono band. Un bastone da passeggio sembrerebbe, comunque, per accompagnarsi. Scusa, non riuscivo a dormire. La gamba mi sta facendo dei brutti scherzi. Tanto vale portarmi avanti col lavoro. Ti amo. Cos'è sto casino? Oh, ma se poi sta calmi un attimo in sta casa. Che cazzo è sto rumore incredibile, pazzesco, che sta succedendo là fuori? Lo specchio è stato letteralmente fatto a pezzi, ragazzi. Questo non credo proprio che sia un buon segno. Qua dentro c'è niente. Grande apertura, Galactic in fiamme. Devastante incendio al nuovo centro commerciale. Decine di persone lottano tra la vita e la morte. La tanto attesa apertura dei grandi magazzini Galactic si è trasformata in un inferno quando l'impianto elettrico dell'edificio ha preso fuoco. Mentre la maggior parte dei visitatori cercava di raggiungere le uscite di emergenza in tempo, molti partecipanti sfortunati sono rimasti intrappolati nel retro dell'edificio, senza alcuna possibilità di fuga dal violento inferno. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora determinato, sebbene sia stato stimato che almeno una dozzina di persone sia rimasta gravemente ferita. Il proprietario del Galactic, Ronald Sheffield, si è rifiutato di commentare il tragico evento avvenuto oggi. Grazie, che cazzo dovrebbe dire? Regà, una tragedia sta apertura di sto Galactic. Letteralmente in fiamme. Un anello. Davvero tutto molto interessante. Gli armadi non li posso aprire, vero? Sembrerebbe di no. D'accordo, ci va benissimo così, questa è chiusa. Va tutto meravigliosamente, ragazzi, non c'è alcun tipo di problema, vero? Specialmente con le porte socchiuse. E con le palle che ti vengono incontro. Le mie si sono strizzate, anche se non ce le ho. Ipoteticamente mi si sono strizzate un attimo le palline, ragazzi, eh. Passatemi al termine, un po'.
Wanda! Ammazza, questa è la camera della figlioletta, sembrerebbe. Tranquilla piccola, papà è qui. Sì, tua figlia, guarda, non vede l'ora di avere papà intorno, eh? Assolutamente. Parte tutto. Continuo a sentire rumori strani, poco piacevoli direi. Ma faremo finta di niente, assolutamente. Un altro disegno. Perché Rosa? A chi gliel'ha commentato? Scusate, perché gli avete segnato il disegno? Una bambina, come cazzo vuoi che disegni? Vedi, aveva un padre cagacazzi, non va bene. Cioè, lasciala libera di disegnare come cazzo gli pare. Poi crescerà e potrà insegnare tante altre cose, no? Questa pure è chiusa, va bene. Allora non ci resta che andare a fare una capatina nel nostro ufficio. Ah, tutto bello in ordine, vedi? Sì. Tutto magnifico, assolutamente magnifico. Non c'è modo per accendere la luce, no? Sembrerebbe proprio di no. Tanto, che cazzo li apro a fare sti armadi che non ci sta mai niente di utile? Caro amico, ti scrivo. Lascia che ti faccia una semplice domanda. Ti sei fottuto il cervello? Ma caro amico, so che stai attraversando un periodo difficile, davvero. E soprattutto per questo motivo che ho accettato di lasciarti creare delle illustrazioni in nome dei vecchi tempi. Ti ho persino assegnato deliberatamente un incarico semplice, già che mi aspettavo che Cappuccetto Rosso fosse qualcosa che saresti stato in grado di disegnare ad occhi chiusi. Di certo non mi aspettavo qualcosa che servisse a scatenare incubi nei bambini alla lettura delle favole della buonanotte. Non oserei mai usare questi disegni e mi pento di averti inviato il pagamento in anticipo. Vedi di darti bla 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 il tuo vecchio amico Liam Brixton, Whisper Tale editore. Ok, questa cosa mi sembra mi ritorni in mente. Sì, che aveva fatto tipo dei disegni letteralmente spaventosi, veramente da incubo. Allora, questo quadro non l'ho mai capito, ragazzi. Non so perché questa persona sia così pelosa. Ma io direi, possiamo tenere in considerazione l'opzione di farla finita direttamente qua? No? Oh, la chiave che mi serve. Ma io volevo prima vedere queste. Ok, sì, questo disegno me lo ricordavo, infatti. Mi convinco sempre di più che il tuo amico editore forse un pelino di ragione ce l'avesse, ma solo un pochettino. Direi che non è robetta da poco. Mi dispiace, mi farò perdonare. Questa notte è tutta dedicata a noi due. Rendiamola speciale, lo hai promesso. Minchia, che ansia. Che ansia, ste note, sti messaggi. Che ansia di tutto. Mbrondo, me lasciate in pace. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Aiuto. Allora, la chiave l'ho presa. Possiamo tornare di sotto. Possiamo tornare di sotto nel nostro studio, che nessuno vuole vedere. Io non... È finito? Quante cazzo di volte devi rintoccare? Basta. Ok. Chi ci va là sotto? Ci va tua sorella. Ok, sì. Ok, ce l'abbiamo? Oh, che bello! Meraviglioso! Allora, ci chiudiamo dentro, così magari ci lasciate in pace un attimino. No, this is private. In che senso? Ah, io ho sentito dei rumori, però sono dettagli. Altri uccelli, ragazzi. Ce l'hanno questi uccelli, eh? Get it right this time. Fallo come si deve stavolta. Che cosa dovrebbe fare come si deve? Bel soggetto, ma non lo voglio sapere. Allora, queste sono tutte chiuse, ragazzi, infatti. Sì, minchia, la cosa sarà lunga, mi sa, eh. C'è altro che dovrei vedere prima di buttare giù questa tela, per caso? Ok. Poi non ci stanno i ratti, io mo chiamo questi qua della disinfestazione e gli sputo in faccia. Queste secondo voi non sono impronte di ratto? Di che cazzo dovrebbero essere se no? Vabbè, fallo bene come si deve questa volta, qualsiasi cosa sia, come ti chiami. Andiamo, falla bene questa volta, eh. Ok,
Non c'è nulla in questo caso sulla tela, ma ci sarà qualcosa di diverso una volta che usciremo da quella porta, ragazzi. Infatti mi ha appena salvato la partita e questo non c'era un attimo fa. Perso, te lo meriti, finiscilo. Allora ragazzi, io direi che approfitto dell'autosalvataggio, mi fermo qua. Quindi probabilmente la prossima volta inizierà la parte davvero succulenta. Ho veramente buone aspettative, perché, cioè, allora, ci hanno presentato comunque una storia iniziale che però in qualche modo si incrocerà con la storia che già conosciamo. Però mi viene un dubbio. Questa parte, ragazzi, che dovremo giocare, calmi, col pittore, sarà uguale? Uguale, proprio identica, spiccicata a quello che abbiamo giocato nel primo Layers of Fear? Non lo so. Fatto sta che pure se dovesse essere, ragazzi, io me lo rigiocherò comunque molto volentieri. Perché? Perché sono passati tanti anni, ovviamente, dalla serie e non ricordo una bene amata mazza, ovviamente, tranne se non qualche particolare. Se no, per il resto, sarà comunque, ragazzi, una bella avventura interessante. Direi di sì, perché per definirlo uno dei migliori giochi horror, ragazzi, significa che mi ha dato parecchie emozioni. E quindi non vedo l'ora comunque di scoprire anche questo nuovo Layers of Fear e vedere cosa hanno combinato di nuovo. Come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!